Bella a tutti voi ragazze e ragazzi, sono il vostro caro Mastro King e benvenuti in questo nuovissimo video di Pokémon Super Mystery Dungeon. Allora, rispetto all'altra volta non è cambiato assolutamente nulla, anche perché non ho ancora sia la possibilità di scegliere dove andare, per così dire, perché nel senso, quindi non potrò allenare la squadra e quindi devo per forza di cose per poter andare avanti do finire quel dungeon, e quindi per come detto per andare per giusto per stare tranquilli conviene fare in questo modo. Allora, anzi, me ne prendo un altro paio e ok, sì, li prendo lo stesso modo. Lo so, ho praticamente riempito il l'inventario, però conviene fare in questo modo. Ok, altro 2-6. Ok, un altro rivitalizzante e mela. Oh, ok. Avevo la possibilità tranquillamente di prenderlo. Ora sicuramente direi di stare sempre quanto più attenti possibili. Ok, lo KO. No, non avevo fatto in tempo a prenderlo, perfetto. Ah, ok, sono arrivato a livello 12. Perfetto. Tanto la mela me la mangio. Ok, sicuramente userò un'altra bacca arancia, anche perché non voglio rischiare di perdere. Ok, questo l'abbiamo mandato a KO tranquillamente. Ah, un ambipom, addirittura già i Pokémon molto evoluti. Ok, siamo al market, 87 Pokémonete. Ok, e non posso prendere nulla perché giustamente ho l'inventario pieno. Ok, anche questo è andato KO. Che cosa mi ha... ok, ora andando su, ok, si va verso di qua e non ci interessa. Ok, invece andando verso di qua usiamo le scale e siamo al piano 3. Ok, in qualche modo riesco. Ok, ho fatto pure il critical hit.
direi di usare sicuramente la mela. Sì. Uso pure la bacca arancia. No, non volevo fare due passi però. Ok, quindi per il momento stiamo a posto. E possiamo andare al quarto piano. Ok. Quindi qui incontriamo altri strumenti. No, che non posso prendere nessuno dei due. Ora posso, vediamo un po' se uno degli elisir lo do a Firefleet. Ok, cosa abbiamo? Aumenti la velocità. Ok, sto ancora aumentando la, il livello di HP. Ok, siamo arrivati più o meno a metà del dungeon. Ora questi due prensid sicuramente me li mangerò, quindi sto a posto e direi di depositare le, queste monete che ho e possiamo andare avanti. Ora questa cosa riguarda quell'altro prensid, così risparmiamo un po' di spazio. Ok, attacca l'opet. Ok, questa sarà abbastanza tosta come è. Livello però direi dovrei quasi riuscire a battere. Ok, davvero, ho sbagliato, però il che mi ha fatto allo stesso modo. Ok, contro il primo ero riuscito a battere tranquillamente. Allora direi sicuramente guadagnare spazio all'interno della dell'inventario. Ok, non so che strumento devo darsi. Ok, soldi che sono sempre utili all'interno del gioco. Ok, ok, anche in questo caso siamo riusciti a andarlo giù facilmente. Quello che sarà strumento sarà un'altra mela che ovviamente mangerò. Ok, che quello lo lascerò lì, quello strumento, perché
Ok, pure confuso, quindi ben venga. Ok, un altro piano l'abbiamo fatto. Speravo che riuscissi a prendere tutte e due, però a quanto pare non ci sono riuscito. No, non conviene, non posso settarlo, però posso usarlo. Ok, aumentiamo pure la quanto riguarda la velocità. Ok, qui vediamo un po'. Lo cambiamo con una mela che sicuramente ci mangiamo. Ok, Firefly sale all'11. Ok, quindi anche questo qui penso, spero di riuscire a buttarlo giù facilmente. Ah, ok, siamo arrivati a un livello di HP pari a 103. Il che non me l'aspettavo, sinceramente. Però sarà, ahimè, solo per questa avventura. Allora, sicuramente devo svuotare appena appena l'inventario e quindi posso. Ok, volevo utilizzarla, ma ahimè non posso al momento. Ok, abbiamo visto Badiou. Che sarà tra l'altro attaccato da Combi e Beedrill. Ok, Badiou è riuscito a scappare, però noi dobbiamo assolutamente attaccare. Ah, ok, per fortuna ho finito pure il. La protezione. Ok, e abbiamo battuto pure questo dungeon. Ah, pure Vespiquen è apparsa. Ok, salviamo e
possiamo andare avanti. E come secondo